Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Voglio andarvi a fare la recensione di questo libro, Le sette sorelle di Lucinda Riley. Sicuramente avete visto che lo stavo leggendo se siete andati a guardare il video che ho fatto recentemente sul book haul estivo. E in quel video vi spiegavo anche un po' come ci sono arrivata a questo libro, perché io ci sono arrivata, diciamo, grazie al commento di una ragazza, Claudia, che saluto, che ha scritto sotto il mio video se, mi ha chiesto se io avevo letto libri di questa autrice. Insomma, abbiamo scambiato due battute su questa autrice e sui suoi libri e mi ha fatto venire la voglia di andarmelo comprare. Quindi, insomma, diciamo che in un certo senso è grazie a lei se io ho letto questo libro. E devo dire che mi è piaciuto veramente tantissimo, mi ha proprio presa tantissimo. Fin dalla prima pagina, e quindi insomma la mia recensione è sicuramente positiva. Ovviamente si tratta di un libro molto leggero, è un romanzo, un libro da spiaggia, quindi non è una cosa impegnata, complicata, sono libretti leggeri. Però vi assicuro che è una lettura estremamente piacevole che mi è veramente piaciuta tanto. Ma cominciamo dalla trama. Questo libro fa parte di una saga che è quella delle sette sorelle e in ognuno di questi libri c'è la storia di una di loro. Il libro comincia con la morte del loro padre adottivo, che ha adottato sei bambine in realtà, anche se il libro si intitola Sette Sorelle, perché la settima non è mai riuscito a trovarla. Queste sei bambine lui è andato a prenderle da parti diverse del mondo, le ha portate a casa con sé, le ha fatte vivere in un ambiente sereno, benestante, perché comunque a loro non mancava niente neanche dal punto di vista materiale, ha sempre dato molto affetto, ma ha sempre rivelato poco di se stesso, quindi loro di fatto il loro padre adottivo lo conoscevano poco, perché comunque lui non ha mai detto nulla del suo lavoro, spesso andava in viaggio per affari, ma non si sa quali affari perché non lo raccontava, e sono cresciute poi con una donna che si chiama Marina, che non è la compagna del padre, ma è una specie di domestica, tra virgolette, insomma, la donna che comunque si è presa cura della casa e si è presa cura anche di loro. Il libro comincia con la morte di quest'uomo, quindi le sorelle si riuniscono e vengono a sapere che in eredità hanno ricevuto un oggetto strano, insolito, che sarebbe praticamente un globo che loro trovano in giardino, che poi è quello che è riportato qua in copertina. E su questo globo ci sono delle coordinate che le porteranno a capire in quale parte del mondo sono state adottate. Ognuno di questi libri racconta la storia di una di queste sorelle, quindi in questo caso iniziamo con Maya. Non vi ho detto che le ragazze hanno i nomi di una stella, cioè ognuna ha il nome di una stella perché il padre era amante dell'astronomia, in particolare gli piaceva la costellazione delle Pleiadi e quindi ha dato ad ognuna di loro il nome di una stella di questa costellazione. La prima è Maya e praticamente in questo libro c'è la sua storia. Lei decide di andare fino in Brasile, perché è lì che le coordinate la portano, a scoprire quali sono le sue origini. Maya è una ragazza, diciamo, un po' chiusa, perché comunque all'inizio del libro si intuisce che fa una vita piuttosto solitaria. Aveva avuto una delusione d'amore dalla quale è rimasta molto scottata. E diciamo che non si è più ripresa, quindi si è un po' chiusa in se stessa e ha un po' chiuso il mondo che c'era fuori, fuori dalla porta, ecco. Quindi diciamo che conduceva una vita così un po' solitaria. Anche il tipo di lavoro che conduceva, comunque le consentiva di isolarsi perché lei faceva la traduttrice di romanzi e quindi poteva farlo anche da casa sua, quindi non era costretta comunque a muoversi ad andare in giro. E quindi questo l'ha aiutata, diciamo, a chiudersi ancora di più. Poi però decide di volare fino in Brasile per scoprire quali sono le sue origini. E lì verrà in contatto con la persona che ha scritto il libro che lei ha tradotto per lavoro, per motivi di lavoro. Si vedranno, si incontreranno in Brasile, lui l'aiuterà tantissimo a venire a capo, diciamo, di quell'enigma che lei sta cercando di sciogliere per scoprire quali sono le sue origini, perché in realtà quando arriva lì all'inizio sembra che, sembra che lei si trovi davanti a un vicolo cieco, perché queste coordinate la portano in una casa molto lussuosa, che è la casa della famiglia più benestante che c'è stata in Brasile.
Lei però arriva lì, parla con una donna, con una cameriera, si sente dire che loro non ne sanno nulla, praticamente le chiudono la porta in faccia, lei rimane molto delusa e pensa che la ricerca sia finita lì. Poi in realtà vengono fuori un sacco di altre cose, in particolare viene fuori che quando il padre le ha lasciato una pietra saponaria a forma di triangolo con una strana incisione sopra, questa era proprio una di quelle pietre che sono state utilizzate per costruire il Cristo Redentore, che è quello che sta in cima alla montagna, famosissimo simbolo del Brasile. Il libro ruota un pochino intorno anche alla costruzione di questo Cristo Redentore, perché Maya scoprirà poi che le sue origini, quindi la sua famiglia di origine, è estremamente legata alla persona che ha progettato e ideato la costruzione di questo Cristo. Insomma, lei cerca di scoprire qualche cosa, poi va di nuovo a parlare con questa cameriera e riesce ad ottenere qualche informazione in più. Lei le fornisce delle lettere che sono state scritte da quella che era la sua bisnonna. Comincia a leggere queste lettere e qui il romanzo praticamente assume veramente un'altra direzione, perché nella lettura di queste lettere voi vi immergerete completamente nella vita di quella che è stata la sua bisnonna, quindi andrete molto indietro nel tempo, quindi anche in un'epoca, perché stiamo parlando più o meno dei primi del Novecento, quindi anche in un'epoca molto diversa. E vedrete proprio la storia di questa ragazza di buona famiglia, costretta dalle convenzioni sociali a sposarsi con un uomo che ha deciso il padre, a comportarsi in società in un certo modo, ma lei è desiderosa di scoprire il mondo e in parte ci riuscirà perché riuscirà ad ottenere sia dal futuro marito che dal padre il permesso per andare a fare un viaggio in Europa. E qui poi succederanno delle cose che ovviamente adesso non vi svelo. Però è veramente particolare perché sembra di leggere due romanzi all'interno dello stesso libro. È veramente una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché a un certo punto la storia di Maya si interrompe e comincia la storia di Isabella, che è quella che praticamente è la sua bisnonna, e di tutta la sua storia. Quindi è stato per me veramente appassionante leggere queste due storie che viaggiavano in parallelo poi. Poi si ritorna alla storia di Maya e poi si ritorna ancora indietro quando comunque, insomma, le cose si evolveranno in un certo modo. Quindi mi è piaciuta veramente tantissimo la modalità di scrittura del libro, quindi questo salto, diciamo, dal mondo moderno al mondo di questa ragazza di buona famiglia in quell'epoca in Brasile, dove comunque la mentalità era sicuramente meno aperta rispetto ad altre parti del mondo. E quindi proprio si vede chiaramente quali erano, si percepisce, diciamo, chiaramente quali erano i sentimenti di questa ragazza, che cosa provava, che cosa pensava, le sue prime esperienze con l'altro sesso, quindi insomma, tutte queste cose che davvero sono state descritte molto bene, secondo me, dall'autrice. Io sono rimasta, come vi dicevo, veramente appassionata, veramente colpita, mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi sicuramente andrò a leggere anche gli altri libri della saga, sperando che rimangano sempre su questo stile e sperando di non rimanere delusa. Ovviamente mi aspetto che siano diversi, perché la storia delle persone che l'autrice andrà a trattare è diversa, però spero che mantenga comunque lo stesso stile di scrittura. L'ho trovato veramente un libro molto molto bello che vi consiglio, però ripeto, è un libro leggero, quindi ve lo consiglio se voi cercate un libretto leggero, ma io l'ho trovato, pur essendo leggero, molto molto appassionante, molto avvincente, quindi è una di quelle letture che sono contentissima di aver fatto. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto e se siete della mia stessa opinione, se non lo avete letto fatemi sapere se sono riuscita ad incuriosirvi un pochino. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.